Nella nostra vita di uomini purtroppo sono sempre più frequenti le occasioni in cui ci vergogniamo un po' di essere uomini. Più rare, però ci sono, altre occasioni dove invece ci si ricorda che si può anche essere uomini diversamente. Qualcuno lo disse, che fatti non eravamo per vivere come bruti, e che si poteva anche vivere diversamente, seguendo altri cammini, seguendo la virtù, la conoscenza e soprattutto pensando agli altri. La nostra storia patria è costellata da milioni di uomini, di tiranni, di dittatori, di governanti, che hanno fatto in modo di vergognarci di essere uomini. Però ci sono invece alcuni, pochi, poche centinaia forse in tutta la storia, che hanno diversamente operato con le loro azioni, con i loro pensieri, in senso inverso, per dirci no, non è vero che l'uomo è poi così negativo, la vita può essere bella purché ci si preoccupi degli altri, purché ci si preoccupi di come vivere insieme un po' meglio di come si viveva prima. Giovanni Bersani, classe 1914, dopo la laurea in giurisprudenza e l'impegno nella Resistenza, viene eletto al Parlamento italiano e poi a quello europeo. Bersani affianca all'impegno di legislatore e di politico un'intensa azione nel campo della cooperazione e della solidarietà. La parola solidarietà è una parola molto impegnativa. Il Papa attuale ha detto che la solidarietà implica che io devo fare miei i problemi degli altri. E questa è un'interpretazione molto forte. Da questo punto di vista, quindi, ci deve essere questa apertura del cuore, dell'anima, questo fare nostri i problemi degli altri, sentirli nostri. E questa è veramente una grande sfida, una sfida che copre anche un altro aspetto su cui non sempre si riflette abbastanza, a mio parere, e cioè che la solidarietà deve essere efficiente. L'efficienza è un connotato della vera solidarietà. Io do un servizio ai più deboli, a quelli che hanno bisogno, deve essere un servizio efficiente, adatto, che lo aiuti veramente. Da ragazzo mi sono convinto che valeva la pena di spendere qualche energia per aiutare quelli che erano meno fortunati. Poi le varie vicende della vita mi hanno aiutato molto, perché prima nella dirigenza di varie organizzazioni sociali, poi nel Parlamento italiano, poi nel Parlamento europeo, poi nel Parlamento euroafricano, mi sono trovato in una situazione che mi ha consentito effettivamente di sviluppare alcune delle idee in cui credevo. E oggi più che mai sono convinto che sono piste molto importanti in cui uno non solo può realizzare se stesso, ma può veramente interpretare ciò che oggi, il mondo di oggi domanda. Persuasi i miei amici a dire: non ha senso che noi per esempio facciamo la cooperazione agricola e lo facciamo limitato all'Emilia, all'Italia o al massimo all'Europa e il resto del mondo che sta molto... Se io ho speso con tanta fatica
anni per aiutare i contadini dell'Emilia Romagna, arrivati ad un certo momento dove questi ormai hanno risolto gran parte dei loro problemi e sono ormai a uno standard, eccetera. Ma non è giusto che io mi interessi con gli altri contadini. Non c'è mica differenza fra i contadini di qui e i contadini di là. È tutta la grande famiglia contadina del mondo. Si tratta di costruire un mondo nuovo. La globalizzazione dei mercati, la globalizzazione delle politiche ha oggi aperto dei problemi di carattere straordinario. Si tratta veramente di immaginare un mondo organizzato diversamente. Oggi noi siamo davanti a delle scelte di importanza straordinaria e dobbiamo immaginare bene questo futuro e sapere come fare a prepararlo. Da questo punto di vista le sfide sono tantissime. La qualità della vita è quello che io tante volte ho visto in taluni paesi africani, poverissimi, ma in cui l'equilibrio, l'armonia dei sentimenti, della vita individuale, della vita di famiglia, della vita di gruppo e della comunità era così intensa da insegnare veramente qualche cosa a questa nostra civiltà così individualistica e attraversata da tanti problemi che certamente non sono il termometro di una qualità ricca di armonia, ricca di una visione capace di interpretare i problemi del nostro tempo.